secondo giorno di corso con l'equilibrio MTB School. Adesso prendo la bici e vado in quella direzione verso la pump. Incominciamo. Ciao. Eccoci, andiamo a fare il nostro corso, i primi tre. Gli altri arriveranno dopo. Vediamo chi c'è qua, dai. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Chi abbiamo? I Mirko. Cristian. Marco. Cristian. Vangelis. Vanghi. Ocelloni e... Verano, ok. E Manuel. Facciamo il giro dei nomi. Qui che abbiamo? Ciao ragazzi, qua abbiamo Mattia. Oggi poi grande. Vanghi? Allora oggi? Oggi vediamo di dare un approccio anche agli anticipi per poi puntare un po' i salti e dite. Grandi. Bello. Si comincia. Ah, buongiorno. Lei è proprio in reception. Siamo qui. Ma in Cuba, cos'è che stai facendo? Sì, stiamo preparando dell'alcol per inibire le problematiche che affronteremo. È così che si migliora, no? Sì, si migliora così. Qui che abbiamo? Ciao ragazzi, come siamo? Respirare. Fischia. Vai Manuel, uno per volta, dai. Ma che Manuel? Sono morendo. Andiamo a casa, grazie. Ma perché hanno inventato i pedali se non li usiamo? Gambe distrutte, però fa niente. Allora ragazzi, tanto che respirate e ricominciate a vivere, è quel che vediamo, ad esempio, non so, Mirko, allora allo stato attuale chi gira meglio è Omar e Manu. E Mirko gli viene un giro sì e due no. Il corso del non pedalare è proprio perché nel momento in cui non pedali capisci quando sei sul colmo della whoops. Ma io ho perso tempo, proprio, ho perso il ritmo subito all'inizio. Ok, ma ipotizziamo che in un trail di 5 minuti, cioè se parti col ritmo sbagliato, cazzo, prima o poi lo ritrovi, giusto? Quindi piuttosto meno velocità, capire bene questo movimento qua, cioè la spinta viene data principalmente dalle gambe, ma non è dalle gambe in alto, è comunque dalle gambe in alto leggermente. Una parabola, la spinta parte verso il basso ma poi la deve buttare in avanti. Esatto. Perché la bici deve andare in avanti, non deve fermarsi verso il basso. Cioè la bici fondo. Deve mandarla in avanti. Quindi inizio a spingere verso il basso, però poi la bici la devo mandare in avanti. Esatto. Per sfruttare la discesa. Per poi tornare. Perché poi sulla salita mi devo aggrappare al manubrio, alleggerire l'anteriore, che poi è lo stesso principio che troveremo poi sulle radici. Effettivamente avrà trovato del tempo per uscire.
Vediamo i movimenti che fa, tra l'altro esagera anche nell'inclinazione della bicicletta. Ginocchio al telaio, bravo. Ecco. Guardate come rimane un tutt'uno sopra la bici. E soprattutto gira anche la testa. Gira la testa, Bravo. Tra l'altro è anche bello il guarda! Tiro! Della bici magari. Quindi ginocchio, ginocchio. Vedi, Emanuele, lui, il ginocchio uno lo mette, l'altro non lo mette. È alto col busto. E più basso col busto. E di guardare. Appoggio se entri a pedali piatti, dove non c'è appoggio hai il 50% tra rimanere in piedi e andare per terra. Se c'è appoggio, quindi che so, dove andiamo a girare noi adesso, dove andiamo a fare le curve noi, comunque ci sono delle spondine, quindi quelle spondine lì si possono affrontare a pedali piatti, quindi vai Matti, a pedali piatti ma ruotando comunque il bacino e il corpo, perché le spalle e il bacino comunque ti danno quell'impostazione per entrare in curva. Ora si va nel bosco a fare un po' di esercizio, la velocità viene di conseguenza. All'inizio c'è quella roba di posto, sguardo in uscita, sinistra, sinistra, anche più interna, più interna. Una linea a curve, seguitemi tutti me. Sì, ci seguiamo. Facciamo questa linea qua, questa linea qui è una linea tutta pura, a sponde, ci sono proprio le sponde. Ah bella, sì. E quindi questa qui la facciamo più volte su e giù. Arriva in fondo la linea salti, dalla linea salti tornate su e vi ributtate dentro. Chiaramente tenete un po' di distanza uno con quell'altro. Vediamo un po' di curvette nel trail sponda. Allora ragazzi, stavamo dicendo, è importante non venire giù a 200 all'ora, anche perché nel momento ci sono un paio di curve e se arrivate troppo forte anteriore, ciao, mi è successo il ritmo, però poi lì fate una spezzata, le ultime due lo scannato, quindi sono molto stretti. Adesso molto è scendete, come ha detto Eva va bene. Eva Vanghi, ma si è fatto Vanghi, sì, ha già cambiato tre nomi stamattina. O Vanghi o Christian, o Christian o Marco, vedi te. Allora un pochino con i freni leggermente tirati, ok, ma proprio appena per mantenere quella velocità lì, okay. Poi potete provarla in due step, magari fate due giri cambiando il piede, facendo la rotazione, cercando di guardare fuori, e poi magari potete fare due giri a pedali piatti, come abbiamo detto, ruotando il bacino, ruotando chiaramente le spalle, la testa, eccetera eccetera. I freni sono tirati ragazzi, sto guardando dove devo andare, bene il cambio tra una curva e l'altra, il pezzo dritto dov'è? Vedete le gomme come lavorano, nel pezzo tra una curva e l'altra, il valle non è.
non è sulla bici, è tutto leggero per impostare il cambio piede. Alleggerisco, cambio piede e mi schiaccio. Perché è il discorso della vite, che si abbassa e si schiaccia. Però lo faccio stile pompata, così mi appoggio bene sulla sponda, la spalla inizia a lavorare e così via. Dopo, cioè, se ti vedi... Calmo, 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 esatto. Ti prendi... Ok. Ruoto, guardo dove devo andare, un braccio dritto, l'altro il gomito largo, entro, esco dalla curva, su un'altra volta. È tutto un su, salto, salta, bomba, sopra. Guarda che schiaffo. Tieni il ritmo, Omar, tieni il ritmo e imposta nel modo corretto. Op, cambio, op, cambio, op, cambio, op. Ciao ragazzi, siamo qui all'Equilibrio School. Dai, un commento. Un commento a caldo. Fa tutto culo. Perfetto. Tutto bello, però sono spompo, non c'ho fiato, non c'ho gambe, non c'ho niente. Ottimo, le basi di partenza ci sono. Portalo la prossima volta. Comunque ragazzi, ricordatevi che non è il mezzo che fa il rider, ma è la tecnica. E se sei incerto? Tieni aperto. Bravo, sempre. Tutto. Alleggerisco in posto. Ok, quindi guarda, Dio, vai. Vai Manuel. Mi sento suggestionato. Dai, dai. Op. Bravo. Buona. Via, alleggerisco. Cavallo galoppa, se il fantino va contro tempo, il cavallo non riesce a correre forte. Quindi è il cavallo corre. Ma tu prendi delle botte della Madonna. Esatto, prendi delle botte della Madonna. Quindi il cavallo corre. Se voi andate dietro alla bicicletta, è la stessa roba. Cioè si tratta proprio di dire, sta entrando, c'è la whoops o la smorzo oppure gli vado dietro. Quindi schiaccio, anticipo. E quindi... In un trail ondoso dove ci sono, c'è il rotto, adesso andiamo nel rotto dove ci sono le radici, quindi arrivo sulla prima radice, magari carico, esplodo in modo da far galleggiare la bicicletta sui 3 metri a venire, per poi schiacciarmi insieme alla bicicletta, pompare un'altra volta per fare gli altri 3 metri. Ecco, qui c'è curva bella secca, lasciamo andare, mi attacco i freni, preparo, imposto tutto il corpo. Curva molto chiusa a destra, quindi la prima curva sarà a sinistra, la seconda curva sarà a destra. E poi ok, allora tutti dietro di me, lo facciamo a bassa velocità per capire cosa, dove passiamo. Ma cazzo, io ieri mi sto aspettando un audio. Torto, ti credo. Faccio niente, non faccio niente, gambe e braccia chiaramente morbide, la bici sotto di noi lavora e noi chiaramente cerchiamo di far lavorare le sospensioni. Quindi questa potrebbe essere una modalità. La seconda modalità potrebbe essere quella di prendere un zicchilino di velocità e già questo primo gruvo di radici, prendere questa radicina qui, quindi arrivare già qui ad una buona velocità, calcando sulla bicicletta, sulle sospensioni, quindi il primo esercizio che abbiamo fatto in pianura, calco sulle sospensioni, esplodo, la velocità mi porterà chiaramente quella merda lì. Oltre, cioè in teoria la ruota posteriore, oltre la vedo dura. Se figa, parti da di là, ma senza volare, quindi passare esattamente qua dentro,
col manubrio qui, però sono già impostato nella curva, quindi sono già sul cordolo giusto della curva. Anche questa è bastarda, perché sì, abbiamo buttato la po' di terra, però è molle. E poi attenzione, il punto giusto dove uscire è, no, devi entrare dentro qua, è esattamente qui. Cioè, quindi abbiamo il deficit di questa pianta qua. Quindi sarebbe inclinato. Esatto, qui per non avere rotture di palle devi andare dentro bello liscio. Tra l'altro, subito dopo, se state troppo stretti, comunque entrate in questo ammasso di radici. Cioè, entrare in questo ammasso di radici con la bicicletta inclinata non è simpatico. O meglio, entri e esci se sei allegro con la velocità. Ma qui non arrivi forte, Sì, ciao. Morbido, morbido! Non esagerare con la punta. Guardo dove devo andare, sapendo che qui c'è la pianta, guardo dove devo andare, boom! E la butto dentro. Cambio piede un'altra volta. Quindi è tutto il percorso così. È tutta la linea del percorso. Poi, tra l'altro, come dicevo, alcuni di voi arrivano in prossimità della prima pianta, si spostano a sinistra. Mi porta o se no, ad allargare, perché è un po' anche in contropendenza. Vale, mettiti, perché da qua quando scendo non vedo le radici bene. Mettiti nel punto dove hai detto prima che bisogna pompare. Mettiti lì. Lì all'inizio. Allora, tu fai prova a fare come Christian adesso. Parti già da qua. Pompando. Già da qua pompando. E vai giù a quel ritmo lì. La linea tende ad allargare e a buttarvi a sinistra. Io infatti quando sono passato a fianco alla pianta ho fatto un po' di contropendenza. La contropendenza come si affronta? Col piede esterno giù a valle. Infatti vicino alla pianta ero dritto per dritto, poi ho impostato appena appena un po' di cambio piede come se fosse una curva a destra per andare dritto. Almeno poi ero già dritto per impostare la curva. Ok. Ok. Siamo a casa una testa così. Se si fida dovrebbe mettersi dove noi andiamo di solito, davanti, proprio così lo devi evitare. Stai fermo lì però. E via uno, due. Ciao. Pompiamo. Vai mano, spacca tutto. C'ho un mal di mani. Vai, pompa, pompa. Sì, calli. È un'altra cosa, eh? Com'è? Radici un po' ostiche. No, sto guardando giù, non è. Guardi un dettaglio, ma ti distrai sul resto. Sì. Pensa a scendere. La fai scorrere un po' è meglio. Facciamo due curve, facciamo la curva lì e la curva là sotto. La curva difficile non è questa. Quel passaggio lì. Cambio il piede. Lì dritto, Un po' sabbiosa. Una volta la voglio fare almeno pulita, non dico tanto, almeno pulita. Yeah.
Mamma! Perché la tecnica della spendolata, arrivo qui, ho la prima curva a sinistra per allargarmi per poi chiudere a destra. E la tecnica della spendolata, se arrivo qua dritto per dritto, spendolo a sinistra per poi chiudere a destra. Ci siamo? Sì, con le bellissima. Questa è bastarda, Che figata. Questo è davvero spettacolare, fa paura, bello, bello, bello. Dobbiamo cercare di migliorare sulle curve e nel pompaggio. Rifacciamo. Bello, ma molto meglio. Siamo tornati in pump. Adesso ci aspetta un po' di riposo e qualcosa da bere. La pausa focaccia pizzetta incominciata ed è eccezionale. Buone, focaccine buone. Allora, abbiamo finite. Adesso c'è ancora da lavorare, vero Mattia? Un'altra mezz'oretta sarebbe da fare. Dai, la facciamo. Dai, vero o no? Mezz'ora. Sì, è già pronta la rampetta, se no è triste. Adesso mezz'ora di sonnellino, Penichella mezz'oretta. Dai, ci siamo. Verso le 4. Via. Via. Questa la mando io. Dai, si rinizia. Allora, studiamo i salti? Propedeutico? Dai, ieri i piccoli non hanno avuto problemi. Ho visto come vanno. Oggi vediamo. Vediamo i grandicelli. Sì, papà. Vediamo cosa fanno i papà, La rampa qua, arrivare con una velocità e dargli una pompata. Se riduciamo la velocità bisogna dargli più pompata. Quindi uno piano piano, in base alla tecnica, deve sapere poi e dosare la pompata in base ai diversi fattori. Attenzione, il movimento che fa Mattia adesso è esattamente la prima lezione che abbiamo fatto. Carico, esplodo. Carico, esplodo. Quindi bam, carica, esplode. Poi è chiaro che col tempo, andando avanti, più hai dimestichezza, più hai riduco la velocità, ma gli do più pompata. Questione di feeling. E capisci esattamente quanto pompare sulle sospensioni. Adesso voi pomperete il massimo della pompata. Io pompo nelle carte. Quindi adesso Mattia. Qualche metro prima mi preparo già in posizione. Quindi arrivo impostato. Quando inizio ad andare sulla rampa, gli do la pompata per poi esplodere.
non in verticale, non indietro, ma in diagonale, così almeno sto in sicurezza. Appena davanti sta per staccare, quindi appena davanti sta per staccare, libero questa, non verso l'alto, non verso il dietro che è stile drop, ma in diagonale, quindi un po' indietro, un po' in alto. Davanti le spinte in punta. Ma perché hai anticipato troppo presto? Ah, ho staccato. Quindi, ho staccato troppo presto, e quindi davanti, appena andato lì, ti sei andato giù subito. Devo aspettare un attimino. Esatto, un attimo di più. Comunque si salta, ma questo anche nei trail, non bisogna tendenzialmente andare a buttargli dentro in maniera aggressiva, boom, dei colpi della Madonna. Faceva le gare di BMX. Però. Insomma, facile. Troppo pesante. Ci mettiamo in mezzo. Ok. Vai, vai, compare. Ah! Oh, pompare di più, Omar. Sì, puoi accelerare molto di più. Sì, più pompa. Chiso! Pompala, Omar. Buona! Vai, vai. Pompa. Buono! L'ho sentita! L'ho vista! In questo caso la rampa dobbiamo stare più bene. Con le gambe! Leggero! E anche i salti sono andati, eh! Andiamo, vai. Non frenare prima della rampa, Non freno. Yeah! Che spettacolo! Bello, grazie. Bravo. E no, adesso devi tornare su, capendo la velocità, e devi farlo da solo. Il mio com'era? L'ho tenuta, dai, almeno l'ho tenuta. L'errore che hai fatto, ti sei tirato indietro e sei andato praticamente troppo dritto, ne? Ce l'ho, ti ho fatto il video. È bello da vedere, dai. Omar, lasciala, pompa, pompa. Oh Vale, non l'hai sentita? Sono atterrato leggero anch'io, dai. Grande. Io ho piegato la bici. Grandi a tutti. Bello. L'hai vista che l'ho messo un po'? No, scusa, ero troppo concentrato. Adrenalina 1000. Che pare! Ultimi salti, i più belli. Non si dice gli ultimi, grosso, eh. Ah, vuoi farlo col troppettino? Ciao a tutti, alla prossima. Adesso da casa mi lavo, mangio, ho fame. Bevo. Ciao. Bravo, bravo. Ciao. Ragazzi. Oggi è Natale, addio. Vabbè. Oggi. Ciao. Scusa, oggi, grande oggi Vale. Tanta roba. Sì, oggi tanta roba, eh. Ciao, bello. Tanta roba. Siamo divertiti tutti. E vai vivo, eh. Oh, sì, che sì, salti sì. Abbiamo fatto oggi? Io tanti, vedere, eh. Vediamo il risultato. Guarda, questo vuol dire. Questo vuol dire darci dentro. Ciao a tutti, alla ciao, prossima. Alla prossima. Ciao. La barza è tutto. La bicicletta è stanca come il suo proprietario. Oggi abbiamo fatto anche salti, tante curve,
dei bei trail veramente belli tecnici e direi soddisfazione mille. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!